Dolce Vita Retirement Living in Via Italia Windsor della famiglia Conciatori, suite privati e semiprivati con climatizzatori, servizio con personale 24 ore al giorno e staff medico in loco, prezzi eccellenti, talento culinario per ogni esigenza dietetica con cucina casareccia e pranzi cucinati freschi giornalmente. Dolce Vita Retirement Home, la vostra ideale casa di riposo. Dolce Vita Retirement Living, tutto il comfort e calore della vostra casa. Italia Bakery, orgogliosa di sponsorizzare il panorama italiano nel centro di Via Italia, in Windsor. Rinomati nella preparazione di torte, fruitables e sweetables per matrimoni, battesimi e cresime ed altre occasioni. Italia Bakery curerà nei minimi dettagli ogni vostra festa, per fare sempre bella figura nelle vostre cerimonie ricordevoli. Ricordate, Italia Bakery. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite con la massima cura e religiosamente, fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Nel programma di oggi vi riportiamo molte informazioni utili per tutti e in particolare una intervista con Carlo Consiglio che vi spiegherà molte cose inerenti alle proprietà in Italia e tant'altro. Inoltre ci saranno altri avvisi e altre informazioni, per cui seguitemi, sarà molto interessante. Cominciamo con un avviso che è stato diramato dall'ambasciata italiana di Adwa per quanto riguarda l'Electronic Travel Authorization. Abbiamo ricevuto dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui gli italiani, diretto in Canada per via aerea, dovranno munirsi prima dell'imbarco dell'Electronic Travel Authorization, similmente a quanto avviene per l'ingresso negli Stati Uniti. La richiesta dell'Electronic Travel Authorization dovrà essere effettuata online. A tal fine saranno necessari un passaporto valido, una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. L'Electronic Travel Authorization sarà collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per 5 anni o fino alla scadenza del passaporto, se questa viene prima. Il relativo costo è $7 canadesi. Le richieste potranno essere trasmesse da qualsiasi dispositivo connesso ad internet, inclusi i cellulari, e la risposta perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo in caso in cui le competenti autorità canadesi ritengono necessarie ulteriori accertamenti. Per altre informazioni in italiano sul Electronic Travel Authorization potrete consultare la pagina internet della quale io vi riporto il sito nello schermo. Quindi, se avete bisogno di queste ulteriori informazioni a riguardo, per i parenti e gli amici vostri che vengono dall'Italia per munirci di questo permesso,
possono consultare i loro agenti prima, al momento che fanno il biglietto per venire in Canada. Se avete bisogno di ulteriori informazioni potete sempre chiamarmi al 972-1355. Detto questo, gentili telespettatori, passiamo a un'altra informazione molto importante ed è quella del referendum. Come vi ho detto la settimana scorsa, il 17 aprile 2016 ci sarà il referendum per l'abrogazione di alcune leggi che regolano il trivellaggio nelle coste marine dell'Italia. E a riguardo ho un intervento del presidente del Comites di Toronto, Emilio Battaglia, che vi spiegherà appunto il concetto di questo, diciamo, referendum per il trivellaggio delle coste italiane. Sentiamo quello che ha da dire appunto Emilio Battaglia a riguardo. Bentrovati, sono Emilio Battaglia, il presidente del Comites di Toronto, eletto il 17 aprile 2015, l'anno scorso. Mi rivolgo a voi per indicarvi alcuni importanti appuntamenti a cui la nostra comunità italiana è convocata. In particolare, il Comites di Toronto sta lavorando per preparare alcuni eventi a cui sarete invitati. Nel mese di aprile apriremo Sportello Italia, un servizio del Comites ai nuovi arrivati e da coloro che hanno bisogno di servizi per rivolgersi alle autorità. Nel mese di giugno parteciperemo al Mese Italiano con alcuni importanti eventi che coinvolgeranno i club e le diverse comunità. E nel mese di agosto celebreremo la ricorrenza del ricordo degli italiani caduti sul lavoro. In particolare oggi noi ci troviamo confrontati alla convocazione di una votazione per il referendum che è stato indetto per il 17 aprile per abrogare una legge che è stata definita in passato e che ha sollevato le reazioni di alcune regioni italiane che vogliono abrogare questa legge. La legge riguarda il diritto che è stato dato dal governo ad alcune società petrolifere di effettuare ricerche nel mare territoriale di fronte alle coste italiane per fare ricerche petrolifere, per poter fare ricerche di energia. Il problema che è stato sollevato da chi ha chiesto questo referendum è che la legge prevede che le ricerche possano continuare e l'estrazione, lo sfruttamento dei giacimenti possa continuare fino all'esaurimento completo del giacimento. Si chiede di abrogare questa parte in cui viene dato questo diritto alla società sfruttatrice di praticamente svuotare il giacimento. Si vuole che sia possibile negoziare un periodo di tempo e, se si dovessero verificare i rischi per l'ambiente, eventualmente revocare il diritto. Il giorno 17 aprile dovranno essere presentati i documenti per la votazione che, come al solito per noi, avverrà per posta. Saremo contattati dal consolato, che sta lavorando attivamente per inviarci la scheda con le informazioni e i documenti che devono essere restituiti. Il Comites produrrà una dettagliata descrizione di come procedere e per qualunque necessità potete rivolgervi verificare sul sito web del Comites, comitestoronto.org, comitestoronto.org, dove ci sono i numeri telefonici, dove ci sono la possibilità di inviare email e le informazioni relativamente a come procedere. L'importanza del referendum è perché attraverso la partecipazione degli italiani questo referendum può essere considerato valido soltanto
se almeno il 50% degli aventi diritti voterà. Inutile dire che alcune forze politiche sperano nell'assenteismo e nella mancanza dei votanti. È un'occasione per far sapere che anche noi all'estero siamo preoccupati per l'ambiente che troveremo quando andremo o torneremo in Italia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi fornirò altre indicazioni prossimamente sia online che attraverso questo canale. Grazie. Ringraziamo Emilio Battaglia per questa spiegazione data a voi tutti ed ovviamente vi darò ulteriori informazioni prima ancora delle votazioni e non appena voi cominciate a ricevere il plico appunto per votare. Ed ora, gentili telespettatori, ancora una ennesima informazione per quanto riguarda il patronato Italwheel, specialmente in questi giorni che state ricevendo le lettere per il certificato di esistenza in vita. Come ho detto molte volte, il patronato ha mosso l'ufficio ed ora si trova al 498 Blanchard, all'angolo di Easy Road e Padillo Road. E se avete bisogno potete telefonare al 727-6598 e chiedere le direzioni direttamente da loro. Inoltre, come ho detto anche tante altre volte, il patronato per facilitare le persone a riempire documenti eccetera, una volta alla settimana loro si trovano nei centri più popolati. Quindi vediamo il patronato al Verdi Club di Amsburgo ogni primo giovedì del mese dalle 10 alle 12, poi il secondo martedì del mese alla Sant'Angela Merici dalle 10 alle 12, il terzo martedì del mese al Roma Club di Rimington dalle 10 alle 12 e il quarto martedì del mese al Super Center a Chatham. Se avete bisogno di ulteriori informazioni al riguardo per le vostre pratiche, i vostri certificati, eccetera, potete chiamare Walter Riggi al 727-6598. Un altro avviso per la comunità, gentili telespettatori, è la festa che si terrà martedì prossimo alla Verdi Club di Amersburg ed è la festa internazionale della donna. È qualcosa veramente di ben organizzato dalle donne e dal comitato del Verdi Club di Amersburg. Il costo è molto molto modico, solo $30 a persona e ovviamente questa festa ricade l'8 di marzo, martedì 8 marzo, al Verdi Club di Amersburg per la festa della donna. Per ulteriori informazioni e biglietti potete chiamare il 736-43-82. Non dimenticate poi, gentili telespettatori, la festa di famiglia, il banchetto di famiglia di Sant'Ippolito che sarà al Focolar Furlan il 19 di marzo prossimo. Per biglietti e informazioni per questo evento, che è un evento familiare, potete chiamare Mario Spagnolo al 969-4208 oppure Frank De Rose al 972-0865. Un altro banchetto, gentili telespettatori, molto caratteristico e ben fatto e qualcosa veramente di carino è il banchetto di San Giuseppe che si terrà alla Sant'Angela Merici il 19 di marzo prossimo. La specialità di questo banchetto è la tavola di San Giuseppe, qualcosa veramente di caratteristico, tutto ben preparato come vi ho fatto vedere e vedrete nello schermo stesso ed è bello vedere gruppi e associazioni italiane che mantengono le nostre tradizioni in questo modo ed è da ringraziarli appunto perché si dedicano
a mantenere le nostre tradizioni e la nostra cultura. Per informazioni per il banchetto di San Giuseppe potete chiamare Pietro Danna al 256 46 57. Ed ora, gentili telespettatori, passiamo al nostro programma. Arrivederci, a tra poco. Gentili telespettatori, ed ora abbiamo con noi Carlo Consiglio, l'avvocato Carlo Consiglio, che ci darà ottime informazioni per quanto riguarda alcuni fattori che voi dovreste sapere. Cominciamo con la tassa sull'IMU. Carlo, puoi spiegare ai nostri gentili telespettatori che cosa è la questione della tassa sull'IMU? Allora, innanzitutto consentimi, Luigi, di salutare tutte le telespettatrici e telespettatori di questo tuo programma molto utile e interessante. E venendo subito al dunque rispetto alla domanda che mi hai fatto. In Italia, così come qui in Canada, si paga una tassa sulla casa. In Italia si chiama IMU, qui è la property tax, ed in più in Italia si paga un'altra tassa sui rifiuti solidi urbani, cioè sulla spazzatura che viene rimossa dal comune e portata nelle varie discariche. Questa tassa sulla spazzatura la si paga anche se uno non abita nella casa, come per esempio le case dei nostri connazionali che vivono all'estero e che usano questa casa per i periodi di vacanza. La notizia buona è che se siamo pensionati e siamo cittadini italiani, queste due tasse dal 2015 non si pagano più e bisogna presentare scrivere al comune chiedendo questa esenzione e provando di essere iscritti all'AIRE. Basta solo dirlo, perché i comuni hanno l'AIRE e possono controllare, e inviare un documento dove si prova che la persona è pensionata. Bisogna fare anche riferimento alla legge, quindi se voi avete una casa in Italia, siete pensionati e siete cittadini italiani, potete telefonarmi e io, tramite email oppure tramite l'amico Luigi, posso inviarvi un facsimile di questa lettera, in modo che voi possiate non pagare queste tasse. Quindi questo è un fatto importante, ripeto, vale solo per i cittadini italiani che siano pensionati, non importa se siano pensionati dal Canada o siano pensionati dall'Italia, e bisogna mandare questa lettera, in cui, se volete, mi mandate, oppure rivolgetevi anche a Luigi, perché farò avere a Luigi un facsimile di questa normativa. Credo che anche il Comites in questo vi possa essere d'aiuto. Quindi, se avete qualche chiarimento da chiedermi, potete liberamente telefonarmi al 905 760 2330, ecco, che troverete in sovraimpressione mentre vi sto parlando, e vi potrà dare tutte le spiegazioni che riterrete di dover avere e che tutte le domande che vorrete fare. At Unico, every product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only high quality products. Whether it's an impressive assortment of tomatoes and eggplant, or an exceptional collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Euron Automotive, l'officina 1660 Euron Church Road, con meccanici qualificati ed esperti per le riparazioni e manutenzione delle vostre macchine. Euron Automotive cura anche l'aspetto interno
ed esterno delle vostre macchine. Yurun Automotive, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. For all your car care needs, we are your one-stop shop. Plaza Ontario, importatore e distributore di marmo, granito e ceramica rinomata. Vasta sala esposizione con scelta di tappeti, hardwood, mattonelle ed altri prodotti in vinyl per le vostre case e i vostri uffici. Plaza Ontario è l'arredamento della vostra casa. Orgoglioso di sponsorizzare questo programma. Un'altra questione che è molto importante sono i buoni fruttiferi. Per redimere questi buoni fruttiferi, quale è la via da seguire? Allora, sì, Luigi, questa è una domanda interessante. Innanzitutto voglio precisare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori che su internet e sul sito della Poste Italiane è possibile verificare il valore ad oggi dei buoni che sono stati fatti 20, 10 anni, l'anno scorso o altro, di modo che nel momento in cui voi vi affiderete a qualcuno per poter riscuotere, redimere questi buoni, sia esso un professionista canadese, sia esso un vostro amico parente in Italia o un professionista in Italia, voi sapete in anticipo che dando quel buono dovete ricevere quella somma, così nessuno potrà approfittare del fatto che voi siete in Canada e quindi non sapete esattamente il valore del buono. Il mio studio è a vostra disposizione gratuitamente, senza che dovete pagare niente, per darvi questo valore. Dovete allora chiamarmi al numero che troverete in sovraimpressione, ma che comunque vi ripeto, 905-760-2330, darmi la data di quando il buono è stato emesso e l'importo del buono, e nel giro di 15 secondi, 30 secondi sapremo esattamente quel buono quanto vale. Per poterlo poi redimere, i sistemi sono più di uno. Uno è che andate personalmente in Italia e lo andate a cambiare. Se sono gli intestatari sono due o tre, basta che va uno solo dei tre e lo può cambiare. Due, potete nominare una persona di vostra fiducia in Italia facendo una procura per cambiare quel buono. Tre, potete affidarvi al consolato, anche se mi duole dirlo, soprattutto per il passato, ci sono stati dei problemi che il buono in andata o l'assegno in ritorno o l'accredito fatto in banca non è andato a buon fine e si è dovuto aspettare molto più tempo dei 7-8 mesi che il consolato impiega per far pagare quei buoni. Quarto, potete rivolgervi a un professionista. Mi raccomando di rivolgervi a un professionista che sia serio e che vi dia ampie garanzie e che vi dia ricevuta del tutto, e nel giro di una quindicina, una ventina di giorni i buoni saranno cambiati. Quindi ripeto, se andate voi personalmente o se ci andate tramite un procuratore in Italia o un professionista, il buono nel giro di 20 giorni dovreste avere i soldi qui in Canada. Se invece si va tramite il consolato, per tutta una particolare procedura, i tempi sono
più lunghi e i soldi vi arriveranno con un assegno a casa vostra in dollari canadesi, mentre dell'altro modo vi possono arrivare in euro e cambiarli voi quando l'euro è più alto, vi fa più comodo. Un attimo di spiegazione, Carlo. Tu hai detto che se il bono fruttifero è intestato a due o tre persone, basta uno solo a ritirarlo, non c'è bisogno di procura degli altri? In quel caso non c'è bisogno di procura. Quindi una persona intestataria può riscuotere per gli certo. altri? Certo. Allora, sul buono c'è sempre scritto una piccola aggiunta, CPFR, che significa compari facoltà di riscossione. Quindi chiunque dei tre o quattro o due che si presenta all'ufficio postale può riscuotere l'intero importo del buono. Bene. Senza necessità di procura. Senza necessità. E se l'intestatario del buono fruttifero è qui in Canada e vuole riscuotere quel bono fruttifero, deve fare la procura a uno in Italia per riscuoterlo. Certo, se non nessuno va, bisogna fare una procura per riscuoterla. Anche se ci si affida al professionista, pure il professionista ha necessità di avere una procura per poter riscuotere questi buoni. Un'altra cosa, Carlo, che vorrei che spiegassi ai nostri gentili telespettatori è il fattore del pagare la tassa per eredità che sì. si ha. Puoi darci informazioni sì, al riguardo? Certo. Allora, innanzitutto i nostri connazionali devono sapere che se un nostro caro purtroppo ci lascia e va a miglior vita ed ha delle proprietà in Italia, per poter trasferire la proprietà dal defunto ai suoi eredi bisogna presentare la denuncia di successione. Questa denuncia di successione va presentata entro un anno, altrimenti decorso l'anno si pagano interessi penali e sovrattasse, e bisogna al momento della presentazione della successione fornire una serie di documenti, dichiarare chi sono gli eredi e le quote di eredità che ognuno ci va, e bisogna pagare la tassa che oggi è il 3% sul valore fiscale della proprietà. Se non si fa questa denuncia di successione entro un anno, si pagano le penali. Se non si fa la successione, non si può vendere la proprietà, e quindi perché il defunto non può andare davanti al notaio, quindi è necessario per fare questo. Se non si fa la successione, si dà credito a quelle persone che in Italia dicono di aver avuto il possesso indisturbato e che voi avete rinunziato ai vostri diritti, tant'è che non avete presentato nemmeno la successione, e quindi queste persone possono appropriarsi della proprietà che voi avete o che il vostro caro aveva in Italia e che per il quale avete fatto tanti sacrifici. Quindi il consiglio che io vi do è quello di presentare nei tempi previsti dalla legge la successione. Potete farlo qui in Canada, perché oramai i professionisti che si attrezzano per fare questo tipo di lavoro ve ne è più di uno. A Toronto anche i patronati danno questo tipo di servizio. Per la verità non so se lo stesso succede anche a Windsor, ma comunque è un servizio che i patronati qui a Toronto danno. Fatelo, perché è molto importante farlo. Se volete vendere, non potete vendere, e se aspettate di vendere per poi fare la successione, dovrete pagare quelle penali e quelle sovrattasse in più, che sono care qui in Italia, e non ne vale la pena andarle a pagare per rinviare.
Due parole, Carlo, per quanto riguarda l'uso copione. Sì, l'uso copione è una figura giuridica in base alla quale siamo proprietari di una casa o di un terreno e per 20 anni non risulta ufficialmente nessuna, da parte mia, nessuna azione che dica che sia la prova che io sono proprietario, e dall'altro lato c'è una persona che ha il possesso di questo bene anche con il nostro consenso, quella persona può dire di essere diventato proprietario perché per 20 anni ha avuto il possesso pacifico e indisturbato. Qualcuno che viene a trovarmi dice: sì, ma io ogni anno mandavo i soldi tramite la Commare che andava in Italia per pagare le tasse, però non abbiamo nessuna prova che hai mandato i soldi perché uno li ha mandati in contanti. Ah, ma io al mio amico che mi guarda o al mio parente che mi guarda, perché attenzione ai parenti, i parenti sono come le scarpe, più sono strette più fanno male, io gli ho mandato i soldi e lui ha fatto tagliare l'erba, ha fatto questo, però non c'è nessuna prova che abbiamo mandato i soldi ed altro. Quindi dovete, quando fate certe cose, per esempio pagate le tasse, fatevi mandare indietro una ricevuta a vostro nome e l'originale lo dovete tenere voi. Volete mandare i soldi per far tagliare l'erba o per fare una qualsiasi altra cosa, mandateli tramite banca o tramite assegni e fatevi copia di assegni e speditelo con raccomandata, con ricevute di ritorno. Se oggi siete in possesso, siete nella situazione che sono passati tanti anni, non avete nessun documento, scrivete subito una lettera per rivendicare il vostro diritto di proprietà. Ecco, fate qualche atto interruttivo. La cosa migliore è quella di fare o una procura come amministratore, quindi solo per amministrare, e in quel caso la persona che ha il possesso non potrà mai diventare proprietario perché ha avuto il possesso, in quanto ce l'ha sul vostro mandato, oppure fate un contratto di comodato con il quale affidate a questa persona questi beni. Quali sono gli obblighi, Carlo, da parte del tribunale per informare il proprietario del terreno, della casa, che c'è una domanda per uso copione? Allora, a prescindere che l'uso copione può essere fatta anche con un atto pubblico, io trasferisco ai miei figli la proprietà che dico di aver usucapito. Ma se uno va in tribunale, il tribunale deve accertarsi che chi fa questa azione ha mandato una citazione al legittimo proprietario. Però se questo legittimo proprietario sta qui in Canada, non è cittadino italiano, non è iscritto all'AIRE, oppure se anche se è cittadino italiano è iscritto all'AIRE, però ha cambiato casa e non ha comunicato al consolato questo cambiamento di casa, risulta irreperibile, per cui è probabile, è certo che la causa la si farà senza che lui sa niente. Allora, il rimedio qual è? Se siete cittadini italiani iscritti all'AIRE, ogni volta che cambiate casa basta che fate una letterina o una telefonata o andate al consolato e dite: io ho cambiato casa, per cui viene aggiornato l'AIRE in Italia, dove la persona che fa la citazione è obbligato ad andare a verificare. Se non siete cittadini italiani, potete ogni volta comunicare al comune da dove voi siete partiti di essere cittadini canadesi, ma che comunque abitate a quell'indirizzo, e se cambiate indirizzo scrivere al comune e avvisarlo del cambio di indirizzo. Quindi, in sintesi, Carlo, tutti coloro che hanno proprietà in Italia, beni immobili, è bene che loro abbiano il loro indirizzo registrato al comune
sia che essi siano italiani or sia che essi siano canadesi. Certo, è un rimedio questo che pone al riparo da tantissimi rischi, non solo quello dell'usucapione, ma anche se viene espropriato un bene, un terreno per esempio, e cosa? Se il comune non ha l'indirizzo, mette le carte e affissa all'albo comunale per 3 mesi, ma noi qua non ne sappiamo niente. Se invece c'è l'indirizzo AIRE, il comune, o l'indirizzo come cittadino canadese, il comune è obbligato a mandare i documenti e quindi io, vedendo i documenti, posso fare quegli atti a difesa e a tutela del mio diritto di proprietà. Carlo, sembra un disco rotto questa domanda che ti faccio adesso, ed è la famosa cittadinanza. La legge sul rinnovo della cittadinanza in loco sembra che sia lontana, ma per quanto riguarda la legge di riacquistare la cittadinanza andando in Italia, puoi dare informazioni ai nostri gentili telespettatori a riguardo? Sì, Luigi, i nostri connazionali devono sapere che oggi la cittadinanza qui in Canada non può essere riacquistata perché i nostri politici, devo dire con estrema franchezza, chi mi conosce sa che non ho peli sulla lingua, non hanno fatto niente da quando è iniziata la rappresentanza dei parlamentari all'estero, non si è riusciti a fare niente. Sembravamo che stavamo sul momento dell'accoglimento e il governo ha detto no a quelli all'estero e i nostri parlamentari hanno abbassato la testa e hanno detto che accettavano questo ulteriore definitivo rigetto della istanza per la cittadinanza. Detto questo, devo dirvi che oggi come oggi l'unico sistema per poter riacquistare la cittadinanza andando in Italia, seguendo anche una procedura che nel giro di 7-8 giorni consente di riacquistare la cittadinanza senza dover aspettare l'anno. C'è a tal proposito un comunicato stampa fatto dal consolato che io ho in copia e che adesso darò anche all'amico Luigi, e con questo comunicato stampa, con l'interessamento all'epoca del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, del quale io facevo parte e per il quale fu fatta pressione sul Ministero degli Interni e quindi da lì sulle prefetture, migliaia e migliaia e migliaia di connazionali qui di Toronto hanno riacquistato la cittadinanza seguendo questa procedura. Se volete potete telefonarmi e io vi mando questo comunicato stampa. L'ho già dato a qualche vostro connazionale nell'ultima volta che sono venuto a Toronto, ma a Windsor, deformazione professionale, e però questo comunicato stampa è in possesso, devo dirlo che lo era già allora, di Luigi, il quale vi può dare tutte le informazioni. Se oltre all'informazione di Luigi avete necessità di ulteriori precisazioni, il mio numero di telefono, che leggerete in sovraimpressione, è 905 760 2330, e chiamatemi senza nessuna remora, sapendo che trovate con me sempre una porta aperta. Carlo, io ti ringrazio immensamente a nome di tutti i nostri gentili telespettatori di queste informazioni molto molto importanti, e spero che le persone ne facciano buon uso e che, diciamo, che se servono altre ulteriori informazioni possono sempre chiamarti oppure contattare me per il telefono. Luigi, grazie. Io ringrazio te
invito, ho detto prima, finivo l'argomento di prima dicendo che con me i connazionali trovano sempre una porta aperta. Anche se avete altri problemi che non sono quelli di cui abbiamo parlato, telefonatemi e con una consultazione completamente gratuita, quindi non è che sto dicendo questo per lucrare qualcosa, sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti di cui avete bisogno. Grazie Carlo. Grazie a te. Italia Bakery, patrocinatore del panorama italiano nel panificio con ultramoderni macchinari, pane tipico italiano come pagnotte calabresi, ciabatte ed altro, grande varietà di dolci, affettati e formaggi. Italia Bakery, sempre alla ricerca dei suoi prodotti. Formaggi calati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti calati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagna, cannelloni, cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente al negozio al 931 Tecumseh Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Roma Club di Leamington, con accoglienti ed eleganti sale per ogni occasione. Eventi curati nei minimi dettagli da personale esperto, cucina tipica tradizionale. At the Leamington Roma Club, we want to remember our heritage by building our future. Al Roma Club di Leamington sarete contenti della vostra scelta. Gianni Import & Textile, tutto per tutti. Vastissima selezione di tende, copriletti importati, tappeti, macchine per caffè espresso ed altro, vasta selezione di biancheria per la casa. Gian Import, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Ed ora, gentili telespettatori, a voi la rubrica sulla chiroterapia con il dottor Annunziato Angelini. Salve, benvenuti anche oggi a un altro segmento di Salute con la Chiropratica. Io sono il dottor Angelini. Oggi parleremo del sindrome del piriforme. Allora, il sindrome del piriforme è un sindrome neuromuscolare. Allora, succede quando il muscolo piriforme schiaccia sul nervo sciatico e fa venire la sciatica. Allora, per spiegare un po' perché il nome sciatica confonde tanta gente. Ora voglio spiegare cosa significa avere la sciatica. La sciatica, il nervo sciatico, è formato da 5 nervi che escono dalla schiena. Questi 5 nervi si uniscono insieme. Questa unione forma il nervo sciatico. Poi il nervo sciatico va giù fin al piede, va giù tutta la gamba fino al piede. Allora, quando c'è pressione, irritazione, infiammazione su questo nervo, dà dolore dalla schiena fin sotto la gamba. Questo dolore si chiama la sciatica. Nel sindrome del piriforme, il muscolo piriforme, che è un muscolo che va dall'osso sacro fino al femore, quando questo muscolo schiaccia sul nervo sciatico, fa venire la sciatica, allora si chiama il sindrome del piriforme. Questo muscolo si chiama piriforme perché è a forma di pera. Allora, la sciatica può venire da tante, su tante possibilità, l'ernia al disco, c'è queste giunture qui della schiena, si chiamano le faccette lombari. Artrosi, artrite alle faccette lombari può far venire anche la sciatica, per comprime su uno dei nervi che forma la sciatica. Anche infiammazione muscolare può far venire la sciatica. Ma come ho detto, nel caso del piriforme è quando c'è un problema con questo muscolo che lo fa diventare tenso e allora fa pressione sul nervo sciatico. I sintomi sono gli stessi di qualsiasi altra condizione che causa la sciatica. Sentite dolore alla gamba, formicolio, debolezza.
e anche grampi alla gamba. Quello che può, le azioni che possono far venire questo problema, beh, sono qualsiasi azione quotidiana, a camminare fino a lungo, correre, a sedersi sul divano in posizione erronea, anche trauma a questo muscolo, trauma nella zona glutea può danneggiare questo muscolo, perciò diciamo un incidente stradale, una caduta, un calcio nel sedere, può fare un po' di tutto, può fare trauma a questo muscolo che fa venire la sciatica. Allora, insomma, quando avete questo problema, andate dal chiropratico, il chiropratico vi darà stretching, vi darà esercizi e poi farà terapie muscolari per il muscolo e fa aggiustamenti chiropratici per sbloccare le giunture che mantengono questo muscolo troppo tight, troppo teso. Però è necessario andare al chiropratico perché bisogna fare la diagnosi corretta, bisogna far sapere, ok, cos'è che sta a far venire la sciatica? È il piriforme? O è l'ernia, o è l'infiammazione muscolare, o sono artriti, o è stenosi. Sono tante le condizioni e tante di queste condizioni sono molto più gravi di un sindrome di piriforme, perciò bisogna differenziare cos'è il problema tra una e l'altra. Beh, adesso che sapete il piriforme a forma di pera, la sciatica, ci incontriamo al prossimo episodio. Ciao, a presto. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Ringraziamo caldamente Carlo Consiglio per le ottime informazioni date a voi tutti e qualora voi aveste bisogno di contattarlo, potete sempre chiamarmi e io vi darò i suoi contatti. Abbiamo avuto poi anche un intervento del presidente del Comites per quanto riguarda il referendum che si sta facendo in Italia il 17 di aprile prossimo. Per coloro che non hanno seguito il programma al principio, ripeto per vostra convenienza di nuovo il messaggio del presidente del Comites Emilio Battaglia per quanto riguarda il referendum. In particolare oggi noi ci troviamo confrontati alla convocazione di una votazione per il referendum che è stato indetto per il 17 aprile per abrogare una legge che è stata definita in passato e che ha sollevato le reazioni di alcune regioni italiane che vogliono abrogare questa legge. La legge riguarda il diritto che è stato dato dal governo ad alcune società petrolifere di effettuare ricerche nel mare territoriale di fronte alle coste italiane per fare ricerche petrolifere, per poter fare ricerche di energia. Il problema che è stato sollevato da chi ha chiesto questo referendum è che la legge prevede che le ricerche possano continuare e l'estrazione, lo sfruttamento dei giacimenti possa continuare fino all'esaurimento completo del giacimento. Si chiede di abrogare questa parte in cui viene dato questo diritto alla società sfruttatrice di praticamente svuotare il giacimento. Si vuole che sia possibile negoziare un periodo di tempo e, se si dovessero verificare rischi per l'ambiente, eventualmente revocare il diritto. Il giorno 17 aprile dovranno essere presentati i documenti per la votazione che, come al solito per noi, avverrà per posta. Saremo contattati dal consolato, che sta lavorando attivamente per inviarci la scheda con le informazioni e i documenti che devono essere restituiti. Il Comites produrrà una dettagliata descrizione di come procedere e per qualunque necessità potete verificare sul sito web del Comites
comitestoronto.org, comitestoronto.org, dove ci sono i numeri telefonici, dove ci sono la possibilità di inviare email e le informazioni relativamente a come procedere. L'importanza del referendum è perché attraverso la partecipazione degli italiani questo referendum può essere considerato valido soltanto se almeno il 50% degli aventi diritti voterà. Inutile dire che alcune forze politiche sperano nell'assenteismo e nella mancanza dei votanti. È un'occasione per far sapere che anche noi all'estero siamo preoccupati per l'ambiente che troveremo quando andremo o torneremo in Italia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi fornirò altre indicazioni prossimamente sia online che attraverso questo canale. Grazie. C'era altro? Okay, mi è sorto il dubbio. 5 minuti, va bene. Ringrazio Emilio Battaglia per le informazioni date a voi tutti, spero siano, diciamo, utili, e qualora avreste bisogno ancora di ulteriori informazioni potete sempre chiamarmi. Ed ora, gentili telespettatori, passiamo a alcuni comunicati e informazioni per tutta la comunità, cominciando con un avviso importante per l'ingresso in Canada, Electronic Travel Authorization, che ci è stato mandato dall'ambasciata italiana in Canada. Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui gli italiani, diretti in Canada per via aerea, dovranno munirsi prima dell'imbarco dell'Electronic Travel Authorization, similmente a quanto avviene per l'ingresso negli Stati Uniti. La richiesta dell'Electronic Travel Authorization dovrà essere effettuata online. A tale fine saranno necessari un passaporto valido, una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. L'Electronic Travel Authorization sarà collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per 5 anni o fino alla scadenza del passaporto se questa viene prima. Il relativo costo sono $7 canadesi. Le richieste potranno essere trasmesse da qualsiasi dispositivo connesso con l'internet, inclusi i cellulari, e la risposta perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo in caso in cui i competenti delle autorità canadesi ritengono ulteriori necessarie accertamenti. Per ulteriori informazioni per quanto riguarda l'Electronic Travel Authorization, si prego di consultare la pagina internet di cui vi riporto il sito sullo schermo. Questo, diciamo, per quanto riguarda questo Electronic Travel Authorization, che è necessario appunto per entrare in Canada, e potete avvisare i vostri amici e i vostri parenti che vengono in Italia di munirsi di questo, diciamo, di questa autorizzazione, e magari se hanno necessità di più informazioni possono rivolgersi direttamente alla gente che munisce loro i biglietti per venire in Canada. In questi giorni, gentili telespettatori, stiamo ricevendo, coloro che sono in pensione, la lettera per fare il certificato di assistenza in vita. Quindi ancora una volta vi ripeto le informazioni dell'ufficio del patronato Italwill, che adesso si trova al 498 Blanchard, all'angolo di Issiro e Patillo Road. Quindi una volta che voi siete arrivati a Patillo, girate a sinistra, quindi a sinistra di nuovo, e c'è Blanchard Parkway, e pochi, diciamo, alcune centinaia di metri più in su c'è l'ufficio del patronato Italwell. Per informazioni e per bisogni potete chiamarli al 727-6598 e sono sicuro che Walter e Sean vi daranno tutte le informazioni necessarie
appunto per le vostre esigenze e per i vostri documenti per quanto riguarda la vostra pensione. Inoltre, gentili telespettatori, volevo ricordarvi la festa delle donne, che sarà al Verdi Club di Amherstburg l'8 di marzo, quindi martedì 8 marzo al Verdi Club di Amherstburg ci sarà la festa delle donne, molto ben organizzata, con la partecipazione di persone molto, diciamo, preparate a riguardo. Quindi partecipate tutti lo stesso giorno appunto, ricorrenza della festa della donna al Verdi Club di Amherstburg per passare delle ore in ottima compagnia, con un ottimo intrattenimento e un ottimo cibo. Quindi per informazioni potete chiamare il Verdi Club al 736 43 82 e passare una serata insieme con tante altre persone per festeggiare appunto la festa delle donne. Inoltre poi, gentili telespettatori, per tutta la famiglia c'è il banchetto di Sant'Ippolito, dove partecipano bambini e adulti. È qualche cosa, diciamo, un evento familiare con un ottimo cibo e un ottimo intrattenimento, e questo evento sarà il 19 marzo al Focolar Furlan, e per informazioni potete chiamare Mario Spagnolo al 969 4208 oppure Frank De Rose al 972 0865. Non dimenticate poi, gentili telespettatori, la festa di San Giuseppe, che sarà alla Sant'Angela Merici il 19 di marzo prossimo. La festa di San Giuseppe è qualcosa veramente di caratteristica, perché questa associazione ci mette tanto impegno e preparano la famosa tavola di San Giuseppe, qualcosa veramente di caratteristico e di tradizionale. Quindi partecipate tutti, e per biglietti potete chiamare Pietro Danna al 256 46 57. E questo è tutto per oggi. Vi ringrazio di avermi seguito e arrivederci alla settimana prossima. Ciao. Nobody can beat the Italian culture. Buon appetito! Per deliziosi pasti in famiglia, prodotti Primo. Italia Bakery, patrocinatore di Panorama Italiano. Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell. Thank you.